Alex Wesker. Non può essere la stessa donna. Dov'è Moira? Che cosa l'hai fatto? Non si conta insieme. Sotto il peso della paura e della disperazione. Tu l'hai uccisa. Ucciderò più tardi. Andiamo, presto. Puoi camminare. Ciao ragazzi, bentornati Alex Wesker, a questo nuovo episodio di Resident Evil Revelations 2. La chiamavano la guardiana. Vediamo velocemente che cosa si dicono. Via Moira. E ora nulla. Ma tutta questa merda per cosa? Scusami. Non preoccuparti. Ha detto che sarebbe rinata. Rinata come? Con il virus. Perché aveva bisogno della mia piccola? Non ha alcun senso. Mi dispiace. Non riesco a ricordare altro. Tesoro, scusami. È un mio problema, non tuo. Non sforzarti troppo. Ok. Niente, dicevo, siamo ritornati con questo nuovo capitolo di Resident Evil Revelations 2. Stavo pensando a come ero solito fare passeggiate come questa con Moira. Insomma, non è che stai molto passeggiando. Una bella famiglia. E abbiamo visto, insomma, una cosa non molto... A parte Moira il fatto che litigavamo molto. Alex è proprio diventata schifosa. Perché diceva tante parolacce? No, quello era solo per farmi arrabbiare. Sono io quello che ci ha fatti dividere. Ho fatto un casino come padre. Lei e Polly stavano giocando in casa. Non avevo chiuso le mie armi a chiave e Moira Asp. Polly ha avuto un incidente. Per colpa di Moira? No, per colpa mia. Ma le ho gridato addosso e non sono mai riuscito ad accettare che la responsabilità fosse mia. Polly è sopravvissuta, grazie a Dio. Ma tra me e Moira. E così ci siamo allontanati. Credo ti volessi ancora bene. Grazie per averlo detto. Beh, di questo sono sicuro. Non sono riuscito a salvarla. Fidati, ma è di sicuro viva. Salverò te. Ti prometto che ti porterò via da quest'isola. Lo so. Grazie, Barry.
ma anche perché io non penso che Moira sia davvero morta. Vabbè che lo scopriremo nel prossimo episodio. D'accordo, partner. Ecco qui. Hola. Mi stavo già preoccupando perché fare tutta la parte così in braccio non andava per niente bene. Comunque, dicevo che abbiamo ripreso finalmente questa nuova parte, questo nuovo capitolo con Barry e Moira, e sostanzialmente, come detto, abbiamo ripreso da dove si era terminato il capitolo precedente, ossia con Alex Wesker, che ha subito tantissimi interventi, perché davvero sembrava tipo... Lisa Trevor con la faccia attaccata in quel modo, anche il corpo non mi sembrava insomma suo, però lo scontro con la Wesker è momentaneamente rimandato. Momentaneamente, ovviamente. Ok. Adesso dobbiamo fare il percorso inverso a quello che avevamo fatto con... o forse lo stesso, quello che avevamo fatto nel capitolo precedente con Moira e con Claire. Se vi ricordate, qua c'era l'acqua, era pieno di nemici, come adesso tra l'altro. Rimani qui. Ok. Vediamo. Vieni con me. Arrivo. Vediamo se questo capitolo con Barry sarà come quello precedente. Ora, come torniamo su in superficie? Oppure no. Comunque, qua la strada è bloccata. Prendiamo il masso per la piccolina. E vediamo un po' cosa ci aspetta. Qua c'è una scala. C'è qualcosa più avanti. Attento. Eh sì. No. E dovrei fare il colpo a terra. Niente, l'ho ucciso direttamente. Eh sì, vabbè. Bene, benissimo. Li abbiamo uccisi abbastanza velocemente. Questi sono delle sottospecie di zombie. Oh, cavolo, 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 mi ha visto. Mi ha sentito, anzi. Siamo al sicuro qua giù. Stai bene? Sì, e tu? Barry sta sempre bene. Aspettami qui. Ok. Vediamo se riesco, anche se dubito di colpirli. Perfetto. Prendiamo quel masso per Natalia. Il mostro arriva! Sembrava ci fosse qualcosa. Andiamo. È vicino, ma non ci ha ancora visti. Ma sicuri morti. Ma però che non ci aveva ancora visti era vero. Oh là là, vieni qua Barry. Squarcio temporale. Però aspetta, la pistola la prendo e la cappa lo prendo al posto dell'altro mitra. Bello la cappa.
Ecco, facciamo sempre finta di raccogliere gli emblemi. E tra l'altro questo è uno di quelli, è lo stesso che avevo preso con Moira e Claire, visto che non me l'ha segnato. E là c'è il vecchietto. Il vecchietto che avevo puntato la pistola... Il fucile, scusate, a Moira. Già, non toccarlo. Poverino. Pover'uomo, è morto tutto solo. Cellulare di Moira. Aspetta, questo è di Moira. Mamma, Polly, sono io. Credo di essere a capolinea. Volevo dirvi che vi voglio bene. E Barry, papà, mi spiace che essere stata una cattiva figlia. No, non sei tu la cattiva. Barry. Ci sono. Andiamo. Ok, molto tirerò probabilmente nella prossima per parte quello che ha osato farle. Dovremmo tornare con Moira e con Claire, dovremmo tornare indietro perché se lei ha lasciato il cellulare qui è ovvio che dovremmo tornare indietro. Allora, leggiamo questo diario del vecchio dell'88. Devo far pratica con l'inglese e scrivo in questo diario tutti i giorni. Tutti i giorni scrivo ma non ho parole. Ora ho una ragione. Oggi ho dato benvenuto al primo infante venuto al mondo. La sua mamma ha dato nome di Irina. Era nome di nonna. Mi rifiuto, ma non posso vincere donna cocciuta. Ho occhi e naso di papà, ma la bocca di mamma. Cresceremo con modo sano e forte. Quest'anno l'isola ha un buon spirito di nuovo. Le miniere vanno bene. Mia vita va bene. Voglio dare a Irina lo stesso sentimento quando è vecchia. Mia responsabilità ora come genitore. Irina ha già 6 anni, come vola tempo. Ama imitare sua mamma. A mamma non piace, forse perché è perfetta imitazione. Piccola croscia e molto intelligente. Forse sia piccola bambina, penso. Amo matematica, anche la nonna amava matematica. Il sorriso di Irina aiuta a schiacciare, giusto, preoccupazioni. Le miniere pericolose non fanno soldi. Situazione di isola è peggio. Forse perdo lavoro, ma non c'è tempo per preoccupazioni. Quest'isola è nostra casa. Voglio dare casa in buona condizione a piccola Croshka. È mia responsabilità ora come genitore. Irina ha 12 anni adesso, già ribelle, di più come mamma ogni giorno. Non capisco le donne, ora ho vergogna di lei, fino a che ha bisogno di soldi o qualcosa. Parlando di donne e soldi, una donna è venuta sulla nostra isola, promette di portare le industrie. Alex, quest'è. Ora ho un lavoro per aiutare a costruire un nuovo impianto alle miniere. Credevo le miniere erano finite, ma lei può usarle. È amata da tutti, la chiamano Redentrice, nostra benefattrice. Mia mamma sempre diceva di non fidare delle persone con i soldi, poveri lavoratori più affidabili di ricchi capitalisti. È un buon consiglio, ma la donna ricca aiuta. È il 20° compleanno di Irina, dovrei festeggiare ma sono preoccupato. La prossima settimana va a lavorare alle miniere. Ero contro, ma Croshka non mi ascolta. Non ho ascoltato per anni. Perché ora? Irina è cocciuta, come suo papà diceva sempre. Credo che aveva ragione. È più di un anno che è partita, mia cara. Non mi fido delle persone all'impianto. C'è qualcosa di sbagliato su di loro. Ma tutti credono che sono un cocciuto vecchio uomo. Forse anche Irina ora. Ma so che ho ragione. Spero che anche Irina capisce presto. Non ho visto Irina per quasi un anno. Qualcosa di brutto accade alla nostra casa. Persone si ammalano. Più altro che non posso spiegare. So che tutto è a causa di quella donna. Puzza di malvagio. Doveva essere la casa di Irina, ma è troppo tardi. Parto da questa cittadina. Va bene tutto, ma l'isola è casa. Io non la lascio. Nessuno posto dove andare. Allora vado nelle fogne. Io sto qui. Le cose peggioreranno, lo so. Irina resisti, ti troverò. Lo prometto, Croshka. Tu sei tutto quello che rimane a papà. Ok. Beh, mi ha detto di non toccarlo. Chiave condotto fognario. Ok, abbiamo trovato. Ora andiamocene da qui. Stammi vicino, ok? Ok. Mettiamo il danno. Mi vicino, ok? Lo farò. Lo farò, dice la piccola. Beh, le chiavi portano qui.
Perfetto. Mi sa che siamo già fuori. Non ancora. Vediamo di concludere tutta questa parte nelle fogne, sperando di farcela. Da quanti nemici? Beh. Aspettami qui. Ok. Andiamo. Un vicolo cieco. Sembra possibile aprire le paratie da sopra. Controlliamo bene, insomma, che siano tutti morti. Allora, mi serve la piccolina perché deve passare lì sotto. Infatti, come vedete, ci sono le impronte. Ok. Andiamo. Barry, c'è un passaggio! Vediamo se ci sono oggetti da prendere. No. Ah, ci sono nemici, però speriamo che non si sveglino. Sta buono. Non è che dubito che si sveglino solo se io cammino. Natalia, riesci ad aprire le paratie da quella parte? Ok, aspetta! Arrivo, arrivo. No, non devo accennare qua. Ah, ecco. Speriamo che non si sveglino. Bel lavoro, continua così. Sono morti tutti e due, così schifosi. Sì. Ottimo. Non era così difficile poi. Là c'è ancora un coso, mi segna Natalia. Però non ha rilevato Barry. Perciò posso andare tranquilla. Ancora tutta intera. Cavolo. Sto avvicinando. Toh. Stronzone del cacchio. Questi si dissolvono nel nulla. Allora, rompiamo anche questo, che non si sa mai, troviamo una bella espansione della borsa per Barry. Brodo. Cioè, che poi non ho capito, a volte quando sono un po' più lontana, come adesso, me lo sblocca, altre volte invece no. Dimmi. Sì, la borsa per Barry. Very very good. Vedi che rivivo. Madonna, che mira proprio da 2 centimetri. Andiamo, piccola. Boh, va bene. Via. Che brava a saltare. Com'è che ci sono tutte ste pietruzze? Ah, ecco perché. Si sta avvicinando! Andiamo! Io su! Mi spara! Mi spara! No,
la scala e là anche. Insomma, penso che una direzione vale l'altra. Probabilmente di là ci stava qualcos'altro. No, una direzione non vale l'altra. Via. Vediamo cosa c'è qui dentro. Custodia munizioni, fucili di precisione. Non ho ancora capito a cosa servono, sinceramente, vediamo. Anche perché le munizioni sono sempre quelle. No, ho sbagliato. Sembra che segni un nemico e altre volte no. Ok, vediamo se ce l'abbiamo fatta ad uscire dalle fogne o ancora no. Sì, ce l'abbiamo fatta. Quindi direi che per questa parte possiamo fermarci qui e ci vediamo alla prossima. Grazie per averci seguito. Ciao ragazzi!